trovati degli scatoloni, è arrivato Natale. Questi sono due scatoloni che ci ha mandato la Intec, è un'azienda con cui abbiamo cominciato una collaborazione e questa collaborazione è nata in un certo senso grazie ad YZF 2008, perché hanno dei prodotti molto interessanti e c'è in particolare un prodotto che mi ha colpito e mi ha fatto contattare questa azienda. Adesso andiamo a fare l'unboxing e vi faccio vedere cosa ci è arrivato di interessante. Allora, in questo scatolone cominciamo subito con dei prodottini interessanti. Kit lavaggio filtri della Motorex e il kit ovviamente per oliare i filtri. Secondo scatolone, e qui andiamo sulle cose interessantissime. Allora, kit moto cleaning, questo è un kit per la pulizia della moto, sia stradale che off-road. Un filtro sempre della Intec per la nostra YZF 2008, vado a mettere qui. Brake clean, un pulitore per freni sempre della Motorex. Ah, queste sono delle barrette, High Energy Gel gusto banana. Lo volevo già, avevo visto il loro sito, lo volevo già prendere questo gel. Queste devono essere invece delle barrette, sempre gel, molto interessante e molto utile per chi come me non ha banane. Ullala! Ullala! Ullala, ullala, ullala! La schiuma per pulire l'interno dei caschi, figata, mi serve un botto questa. Grasso catena, un grassino, questo qui. Questa è una figata, ragazzi, perché è piccolo così, lo si può prendere anche su nello zainetto quando si va a fare enduro. Liquido freni, questo qua è un DOT 4, questo ci servirà sicuramente con l'YZF. Chrome polish per le cromature della moto, per lucidare anche la marmitta e queste cose qui. Vedete qua c'è specificato, cerchi, motore, marmitte, più ovviamente telaio, tutte le cose a vista magari in alluminio. Cross Power 4T, questo l'ho preso per la mia Husqvarna, visto che Husqvarna consiglia l'utilizzo di olio Motorex, Yaso MA2, I2T, questo va bene nel nostro enduro. Questo è ottimo perché va bene sia per far miscela che nei miscelatori, è un olio molto fluido e va benissimo anche con i miscelatori. È quello che consiglia KTM per intenderci. Un altro litro di Cross Power. Altri prodotti Motorex. Grasso, Bike Grease 2000, Motoshine MS1, questo è un prodotto che me l'ha consigliato il mio amico Emanuele dell'Intec, che mi ha detto che sulle plastiche è una figata. Visto che ho l'Husqvarna e anche questa qui, pronte da dargli il prodotto, dopo andiamo a vedere come funziona. Contatec Max 50, questo è una sorta di spray universale, chiamiamolo volgarmente una specie di VD40, va bene per tutto. Un altro litrone di Cross Power. Racing Gear Oil, questo è l'olio del cambio 1040 e questo va bene nei nostri 2T e non solo. Io ho contattato Intec per questo prodotto. Questo, ragazzi, si chiama Garage Buddy, è un kit praticamente completo con albero, biella, pistone, guarnizioni, catena distribuzione, cuscinetti e tutti i paroli del motore. Questo è un kit completo e il bello di questo kit completo è che l'albero è già equilibrato. Qui ci sono le guarnizioni, ovviamente, gli adesivi della Wiseco che vanno sempre bene. Guardiamo un po', qui c'è il contaore, ovviamente. Guarnizioni testa e basamento. Vediamo il contatore com'è. A filo, bello, mi piace a me a filo. Bello, bello, bello. È molto bello. Qui c'è l'albero. Bello, bello, bello da matti. Cuscinetti, paroli.
e il pistone. Madonna, com'è leggero questo. Qual è la particolarità di questo pistone, ragazzi? Questo è un pistone che praticamente non ha la misura, cioè quindi non c'è un pistone A, un pistone B. Questo è un pistone che è un brevetto Wiseco, dove praticamente, come vedete, il pistone si adatta da solo fondamentalmente al cilindro, ovviamente entro un certo range. Quindi noi dobbiamo verificare se il nostro cilindro non è completamente ovalizzato. Però se il nostro cilindro è a posto, con questo pistone, montandolo, facendo un buon rodaggio, non abbiamo bisogno praticamente di misure particolari, perché il pistone si adatta da solo. Adesso voglio farvelo vedere perché è qualcosa di commovente. Già solo la scatolina è bellissima, guardate, sembra un gioiellino. Guardiamo un po', vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Questo è il pistone top di gamma di Wiseco. Madonna, ragazzi, guardate che robetta. Guardate che robetta, è qualcosa di meraviglioso. 5 valvole, ovviamente. Io ho contattato Intec per questo prodotto, perché questo kit, ragazzi, è una figata. E poi ha un prezzo molto conveniente, perché se andiamo a calcolare tutto quello che c'è dentro, andare a prendere tutti i pezzi singolarmente, specialmente pezzi di qualità eccelsa come questi, perché qua non parliamo di prodotti di seconda fascia, qua parliamo di prodotti top di gamma, andare a fare un pacchettino così vi costa un bel cifrone. Sono molto contento, ringrazio veramente di cuore Intec per averci dato tutti questi prodotti, sono molto soddisfatto. Allora, siamo qui con i rimasugli del motore della famosa YZF con 400 ore. Partiamo con la testa. Allora, le valvole ovviamente erano consumate, la testa non la cambieremo, andremo a ripulire e a sistemare le sedi, ma monteremo, come vi ho già spiegato, le valvole in acciaio al posto che quelle in titanio. Quindi la testa qui è stata proprio smontata così, a parte essere sporca, dei danni rilevanti non ne ha. Cilindro. Il cilindro non ha righe o robe strane, però è fuori di 3 centesimi, quindi è un po' un casino, perché anche con il pistone della Wiseco che ci è stato dato dalla Intec siamo un po' fuori tolleranza. Questo è il pistone che c'era su, il Vertex Piston, sì, un Vertex, che vabbè, non mangiava né olio né nulla, non era messo neanche malissimo a regola, però col cilindro dobbiamo capire se ricromare o sostituirlo. Alberi a camme si sono salvati da tutto sto macello. Albero e biella erano già stati sostituiti. Questo è un Prox, però giustamente per ripartire da zero cambiamo tutto. Carter, questi sono già stati puliti, sabbiati e pallinati. Come vedete qui è emersa una saldatura, perché molto probabilmente il proprietario precedente, non montando la protezione, quella in alluminio a banana, della catena, molto probabilmente ci ha preso contro e ha sfasciato i carter, quindi li ha ripresi, però vabbè, a regola non è stato fatto neanche un bruttissimo lavoro, non si vede, e dopo per il resto, insomma, i carter sono in ottime condizioni. Cambio, che era la cosa che mi faceva più paura, è consumato, però pare che si sia salvato. Insomma, dei grossi danni sul cambio non ci sono, quindi riusciamo a salvarlo molto probabilmente. Questo era il carter dell'accensione, che come vedete è stato riparato col bicomponente. Un bel lavoro di merda, come tanti altri. Accensione, come vedete, è un po' bruciacchiata. Anche qui sarà buona cosa sostituirla. Per ultimo la frizione, il pacco frizione, che a regola sì, è consumato, anche questo riusciamo probabilmente a salvarlo. Qualcosa ha macinato in passato, perché come vedete è un po' consumato, però insomma a regola non siamo messi malissimo. Come avete visto, video molto rapido sulle condizioni del motore, ho fatto proprio una toccata e fuga dal meccanico. Testa,
non è messa male, nei residui delle camme comunque non è consumata, che su queste moto era un po' il punto critico. Lì siamo messi bene, sintomo che comunque negli anni, nonostante le ore, nonostante l'utilizzo non appropriato della moto, comunque la manutenzione è stata fatta ed è stato usato dell'olio buono ed è stato sostituito frequentemente. Questa è una cosa molto positiva. Quindi sede degli alberi camme in buone condizioni, valvole messe un po' malino perché comunque nella cassafiltro ho trovato molta sporcizia, sintomo che questa moto comunque un po' di merda l'ha ciucciata, e le valvole sono da fare, non si scappa. Le opzioni sono due: o riutilizzare valvole in titanio come erano in origine sulla moto, o utilizzare valvole in acciaio. Utilizzando le valvole in titanio dobbiamo sostituire la sede delle valvole nella testata, e è un lavoro molto dispendioso e non so fino a quanto ne vale la pena, perché sommando i costi molto probabilmente ci sarebbe più convenienza sostituire la testa direttamente che sostituire le sedi valvole. Utilizzando invece valvole in acciaio possiamo praticamente sistemare la testa, sistemare le sedi già presenti sulla testata originale, e praticamente oltre alla lavorazione dovremo sostituire le valvole mettendo quelle in acciaio, che costano anche qualcosina in meno rispetto a quelle in titanio, poca roba, però riusciremo un attimino a contenere i costi. Ovviamente utilizzando delle valvole in acciaio ci sarebbe un leggero calo di prestazioni, una roba minima, che insomma, ragazzi, parliamoci chiaro, su questa moto non è che sia così significativo. Quindi penso che opteremo per salvare la testa originale mettendo delle valvole in acciaio. Passiamo al cilindro e pistone. Il pistone non era messo male. Guardando il cielo del pistone, comunque la moto non mangiava olio, sintomo che comunque il pistone a spanne visivamente era ancora abbastanza in tolleranza. Dobbiamo ancora misurare il cilindro, sperando che sia nel margine per poter utilizzare il pistone della Wiseco che ci ha mandato Intec. Speriamo bene, ma a vederlo così di primo acchito sembra che ci siamo, sembra che il cilindro comunque sia messo bene. Andiamo sotto. Albero e biella non sembrano messi male, era già stato sostituito l'albero e la biella su questa moto, la biella sicuramente, l'albero no, era stata sostituita perché comunque le ponzonature sui fermi, chiamiamoli così, originali, erano già stati mossi. Cambieremo comunque tutto, in primis perché ce li abbiamo già, in secondo luogo perché il pignoncino creato sull'albero, che mi pare che vada a lavorare sull'albero a camme, sulla catena di distribuzione sull'albero a camme, è molto rovinato, quindi c'è da cambiare tutto e non se ne parla più. Cuscinetti, mica cuscinetti, abbiamo già tutto, verrà tutto sostituito insieme alle guarnizioni. Cambio, io pensavo che il cambio fosse a puttane, sono sincero, anche perché sull'YZ125, che solitamente vedete qui, era stato sostituito perché era macinato. Vedendo che la moto visivamente era in condizioni simili, pensavo che si fosse da fare il cambio. Inaspettatamente, contro ogni più rosea aspettativa, il cambio sembra messo molto bene. Passando i carter, ovviamente verrà sostituito il carterino del volano. Per il carter frizione io cercavo un carterino un po' carino, tipo della Inson, okay, ma si trova veramente poco. C'è qualcosa della Boyesen, ma non mi fa impazzire. Valuterò cosa fare, se spendere 200 euro per un carter Inson, che mi sta un po' stretta, diciamo, come opzione, però vedremo, quella è l'ultima cosa da fare. A proposito di frizione, anche il cestello frizione è segnato, ma comunque è messo veramente bene. La frizione, come i sugheri, come avevamo visto appena smontata, sembrano messi bene anche quelli, però vabbè, la frizione almeno in tutto sto casino che verrà fatto. Cosa c'è rimasto? Ah, volano, anzi accensione e statore. Lo statore sembra un po' bruciacchiato, sembra che abbia preso una scaldatina. Visto che comunque andremo a rifare praticamente tutto il motore, andare a speculare
sullo statore non avrebbe senso. Il ragazzo che mi sta facendo il motore ne ha uno in casa semi nuovo, monteremo quello, rifaremo il cablaggio fatto bene e via. Che dire, contro ogni previsione, perché comunque con i kit che ci ha mandato Intec e le condizioni tutto sommato buone del motore, dovremmo essere in anticipo sulla tabella di marcia. A livello di alimentazione, io avevo in casa un carburatore sempre di una Yamaha 2012 che mi pare sia un 41 contro il 38 o 39 di serie di questa moto. Andremo a montare quel carburatore lì, però insomma vediamo poi strada facendo, perché quella ovviamente è una delle ultime cose da fare. Aspirazione, quindi carburatore e scarico molto probabilmente saranno le ultime cose che andremo a fare. Cosa dire in sintesi delle condizioni del motore? Mi hanno stupito, perché comunque ragazzi, questa è una moto che è stata usata da cani. Aveva su una valanga di ore, perché 400 ci sono tutte, se non di più, anche 450 molto probabilmente. Eppure ragazzi, la moto è in condizioni impeccabili per le ore che ha. Ci sono rimasto male, non me l'aspettavo, meglio così, ma questo fa un po' riflettere su come una moto di 14 anni rispetto alle moto moderne, cioè, fa pensare questa cosa, perché questa è una moto che si vede che è stata fatta e progettata per durare, mentre le moto moderne, sì, prestazioni migliori, pesi minori, tutto viene limato appunto per il discorso peso, ma a livello di materiali, ragazzi, io voglio vedere il cambio di una moto 2023 senza fare troppi nomi dopo 400 ore come messo. Ho seri dubbi che sia utilizzabile come questo qui. Comunque, procediamo. Il video al momento si ferma qui. Questa mi pare che sia già la terza parte. Nella prossima parte procederemo con il discorso sospensioni, con la lavorazione del telaio e piano piano ricominceremo a montare tutto. Sono molto fiducioso, perché credo che potrebbe saltare fuori un progettino interessante di andare a fare qualche garettina. Vediamo però, perché come vi ho già detto il problema non è la moto, ma chi la guida. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto mettete like, mettete un commento se avete qualcosa da commentare, iscrivetevi al canale perché i video li guardano in tanti ma ci sono pochi iscritti, non vi costa nulla e ci aiutate a crescere, mandateci i vostri video e detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!